franco, sincero su quelli che sono i problemi che questa mattina più volte abbiamo affrontato, ma che voi più volte avete già affrontato sui vostri territori. Lascio la parola al Ministro Centinaio sui tre temi sui quali ci eravamo lasciati: xylella, sostegno per quanto riguarda le imprese, e annunceremo anche quello che è un possibile provvedimento che vede coinvolta Ismea, e poi il tema sui controlli, sull'etichettatura e sulla valorizzazione dell'olio italiano. E la gelata. E le gelate, sì, anche le gelate. Io ringrazio il Presidente Prandini, ringrazio tutta la delegazione, ringrazio tutti voi per essere venuti questa mattina, perché è stato un momento di confronto e a me è piaciuto questo. Non c'è stata protesta, non c'è stata violenza verbale, c'è stato confronto sano, schietto, su cose concrete, perché l'agricoltura italiana è questo, è concretezza. A me piace passare questo messaggio ai colleghi di governo e a tutti coloro che fanno politica, dai comuni, dai sindaci dei comuni, che sono stati i primi che avevo incontrato, che erano stati i primi che mi avevano evidenziato le problematiche relative alle gelate ben mesi fa. E quindi la cosa positiva è stato, come vi dicevo, un confronto sano, un confronto schietto su argomenti concreti. Problema delle gelate, l'abbiamo detto in più di un'occasione. In tutti i provvedimenti che ci sono stati fino adesso l'abbiamo sempre richiesto di inserirlo e ancora chiederemo di inserirlo nel prossimo decreto, entro nelle prossime ore. Nelle prossime ore chiederemo di inserire il provvedimento nel prossimo decreto. Questione, però anche qui, chiederemo di inserirlo. Poi ci saranno nomi e cognomi di chi non lo vorrà inserire o chi dirà che la questione gelate non è una priorità. Ognuno, signori, si deve prendere la responsabilità di quello che fa o di quello che non fa. Se il ministro Centinaio sbaglia, verrà qui a chiedere scusa per gli errori che ha fatto. Se qualcun altro sbaglia, la prossima volta vi chiederò, invece di essere in via 20 settembre, di essere da altre parti. Questo ve lo dico molto, molto onestamente e molto, in modo molto schietto. Seconda questione, questione xylella, l'abbiamo detto in più di un'occasione, l'ho detto anche prima ai colleghi giornalisti. Chi racconta che il ministro Centinaio si è dimenticato della xylella o che non ha preso in considerazione la xylella, forse ha vissuto su Marte negli ultimi sei mesi. La Puglia è stata la prima regione che ho visitato quando sono diventato ministro e le aree colpite dalla xylella sono state le prime aree che ho visitato quando sono diventato ministro. Abbiamo stanziato 30 milioni di euro più 70 milioni di euro e sono soldi veri che esistono per la lotta alla xylella. Due questioni ci sono sul tavolo in questo momento. Una, un emendamento, anche questo sulla xylella, che chiederemo che venga inserito nel decreto entro oggi, mi sembra. Se non sbaglio, chiedo al mio ufficio legislativo, entro oggi chiediamo che venga inserito l'emendamento al provvedimento. Seconda cosa, il decreto xylella. Sul decreto xylella ci stanno lavorando in questo momento gli uffici. Penso entro settimana prossima lo porteremo in conferenza Stato-Regioni e di conseguenza il più velocemente possibile verrà approvato il decreto xylella. Anche queste sono cose concrete. Prima uno di voi mi ha detto: ministro, non parole, vogliamo cose concrete. Quelle che vi sto dicendo sono cose concrete. Altra cosa, lotta all'abusivismo e soprattutto lotta alla contraffazione. Anche in questo caso due provvedimenti e due lavori su cui vogliamo lavorare importanti. Il primo, l'apertura di un tavolo proposto proprio da Coldiretti, e quindi vi rendo merito e vi ringrazio della proposta che avete fatto, l'apertura di un tavolo insieme al Ministero della Giustizia. Perché? Perché le pene di chi fa contraffazione alimentare devono essere pene serie, a tutela di chi lavora seriamente nel nostro paese. Chi sbaglia deve pagare, assolutamente, senza se e senza ma. E seconda cosa che riteniamo importante, e questo ormai con me lo sapete perché con me si è fondata una porta aperta, delle etichette che siano comprensibili, delle etichette che permettono a chi lavora e a chi produce italiano di poter essere e di poter comunicare al consumatore finale
che quel prodotto è un prodotto italiano e non c'è dentro, non ci sono dentro schifezze che arrivano da altre parti del mondo. Il segreto di Stato. Sul segreto di Stato ci lavoriamo anche su questa cosa del segreto di Stato. Mi sembra quasi una leggenda metropolitana, però lavoriamo anche sul segreto di Stato. Ma intanto... Bravo,